Ciao famiglia Nerazzurra! Oggi abbiamo il privilegio di riportarvi l'approfondimento direttamente da coach Simone Inzaghi, dopo l'emozionante vittoria per 2-0 sul Cagliari. In questo reportage esclusivo per i tifosi nerazzurri, Inzaghi ha espresso la sua soddisfazione per la prestazione della squadra e ha condiviso il suo punto di vista su alcuni aspetti cruciali della partita. Ma prima voglio dirti che sei sempre il benvenuto su questo canale. Se sei nuovo qui, sappi che portiamo gli ultimi aggiornamenti che accadono nella squadra nerazzurra. Quindi non perdere tempo e unisciti a noi. Iscriviti e lascia il tuo metti mi piace. Così riceverai le prossime novità. Andiamo! L'approccio e le prestazioni dei giocatori. Inzaghi, visibilmente soddisfatto della prestazione della squadra, ha sottolineato l'importanza dell'approccio in campo. Sottolinea: i ragazzi sono stati molto bravi. Avevo chiesto un approccio importante. Abbiamo affrontato una squadra che all'esordio ha fatto molto bene. Dovevamo fare una partita seria e organizzata. I ragazzi sono stati perfetti. È evidente che la strategia delineata dall'allenatore è stata abbracciata dai giocatori, determinando una prestazione solida e coesa. Thuram, uno straordinario positivo. Uno dei momenti clou di questa partita è stato Thuram, la cui prestazione non è passata inosservata a Inzaghi. Il tecnico ha elogiato il giocatore, condividendo: è stato molto bravo, è arrivato 40 giorni fa e ha iniziato a lavorare molto seriamente fin dal primo giorno. È un giocatore che capisce il gioco, sa quando attaccare in profondità e quando pareggiare. Lo farei. Se avesse segnato, se lo sarebbe meritato per il lavoro svolto. Thuram ha conquistato l'ammirazione dell'allenatore e del pubblico con la sua dedizione e comprensione tattica. La continua ascesa di Lautaro. Interrogato su Lautaro Martinez, Inzaghi non fa che elogiare il giovane talento. Lautaro è sempre cresciuto negli ultimi anni, ha segnato 27 gol nel primo anno, 28 nel secondo. È sempre più responsabile, è in continua crescita, è immerso nel nostro calcio. È evidente che Lautaro è diventato una parte fondamentale del progetto di Inzaghi, riflettendo il suo impegno per il club e la sua costante evoluzione. Lukaku e la prospettiva romanista. L'acquisto di Lukaku da parte della Roma è inevitabile e Inzaghi non ha esitato a riconoscere l'impatto del giocatore. La Roma ha fatto un ottimo acquisto, fa bene al calcio italiano ed è un ottimo giocatore che tutti conosciamo. Per il resto sono molto soddisfatto con i giocatori che ho e spero che possano darci grandi soddisfazioni. Inzaghi ha mostrato fiducia nella sua squadra e ha mantenuto la concentrazione sui risultati futuri. Il rafforzamento dell'Inter rispetto all'anno precedente. Inzaghi riflette sulla forza dell'Inter in questa stagione. Vogliamo questo, sappiamo di aver perso giocatori importanti. Siamo cambiati tanto, ma per me e per la mia squadra è una soddisfazione nonostante il cambiamento vedere sempre una squadra organizzata squadra con i propri principi di gioco. Nonostante i cambiamenti, Inzaghi ha espresso ottimismo sulla coesione della squadra e sulla continua crescita. La vittoria dell'Inter sul Cagliari ha segnato un momento emozionante per i tifosi, e le parole di Simone Inzaghi ci forniscono uno sguardo approfondito dietro le quinte. Ora vorremmo sentire la tua opinione. Qual è la sua opinione sui punti discussi da Inzaghi? Lasciate i vostri commenti qui sotto, e forza Inter sempre!